Non preoccuparti, dai, adesso ti porto, amici, concittadini, gente di questa terra. Sono davvero orgoglioso di voi. Anche quest'anno il raccolto è andato bene, è stato abbondante e tutti ne godremo. Ricordatevi che è stato solo grazie al vostro e al nostro duro lavoro, onesto, e potremo mostrare al resto del mondo che in una piccola realtà come la nostra abbiamo la possibilità di essere autonomi, autosufficienti e forti. In questo modo possiamo cominciare a pensare di andare oltre la nostra terra. Amici, sapete bene chi sono io, le mie origini, e certo non sono un divario tra me e voi.
Anzi, ho sempre cercato che si creasse un unico intento tra me e voi per lavorare uniti. Da quando mio padre, e così suo padre, e ancora prima all'origine dei padri, decisero di insediare qui e comprare le terre per dare un futuro a voi oggi, sapete, quanto ci tengo a quest'idea, a quest'unione tra di noi e quanto voglio il bene del nostro borgo e della mia gente. Che cosa succede? Diteci cosa è successo, cosa le è accaduto? Siete stato derubato, sono stati i lupi. Oh, smettila, non vi preoccupate, ci siamo qui noi. Grazie. Vedete, era da più di un mese che ero in viaggio. Ho attraversato sentieri, vallate, pianure, valicato montagne, colline. E proprio 4 giorni fa, con il mio carretto, trainato dal mio cavallo chiamato Nestore, è arrivata la disgrazia. Stavamo nei pressi del passo del picco a becco, eravamo circa lì e improvvisamente è arrivato un temporale, è scoppiato un temporale, una tempesta, un vento fortissimo, fulmini, tuoni, lampi, ma non potevo tornare indietro perché costeggiavamo il sentiero lungo la montagna, quindi per forza di cose dovevo andare avanti finché la disgrazia, una frana di fango si è staccata dalla montagna e ha inghiottito me, il mio carretto, il mio cavallo. Io mi sono salvato perché mi sono aggrappato ad una roccia, ma tutto, tutto è andato perduto. Come ti chiami, straniero? Bene, Teo. Allora, Antonio, pensi di poterlo ospitare questa sera? Bene, Certo, nessun problema. Antonio ti accompagnerà in un luogo sicuro dove potrai riposarti, asciugarti e domani vedremo cosa fare. Va bene. Grazie, signore. Siete davvero una buona persona. Non ti preoccupare, adesso portatelo via. Accompagnalo a casa mia su richiesta di Tancredi. Ma certo, vieni caro, andiamo a brindare insieme. Timoteo, questa persona ha qualcosa che non mi convince. vuole che me ne sbarazzi? Cosa vuole dire? Non saprei spiegarti. Timoteo, però c'è qualcosa di poco chiaro in lui, ma soprattutto in quello che ha raccontato. Non mi convince. Pensa sia un fuggiasco o un pericoloso delinquente? Forse questo hai colto nel segno. In fondo non lo conosciamo. Potrebbe essere vero quello che ha raccontato, oppure no. Se volete, posso fargli una visitina questa notte? No, Timoteo, non ce n'è bisogno.
E non siamo precipitosi. Aspettiamo e vediamo quello che accade. Del resto, sono o non sono un rispettabilissimo ed onesto cittadino, soprattutto proprietario terriero. Noi, se ci accorgiamo che nasconde qualcosa, sarò io a smascherarlo davanti a tutti. Lo tengo d'occhio nel frattempo? Questa cosa mi piace, sì. Però con discrezione. Come sai fare tu? Enea! Cosa c'è? Sembra che ti abbia inseguito il diavolo. Ascolta molto bene quello che sto per dirti, ma mi raccomando, non farne parola con nessuno. Cosa c'è? Così mi spaventi. Che succede? Mentre ero sulla strada del ritorno oggi, sono passato vicino alla grotta. Quella sbarrata è chiusa. Sai bene che è vietato andare lì, da sempre. I nostri avi la chiusero proprio perché era pericoloso. Sì, lo so, ma ascolta, non so perché ho sentito la voglia di avvicinarmi, di curiosare. E appena mi sono avvicinato, mi sono poggiato. Le assi hanno ceduto e il varco si è aperto. Non dirmi che sei entrato. Visto che c'ero, sì. E dopo aver camminato per un po', Enea, credimi, ho visto qualcosa di incredibile. Non mi interessa, non dovevi entrare lì. In un'enorme stanza scavata nella roccia, ci sono un mucchio di casse abbandonate, piene di polvere. Su ognuna di esse c'è uno strano simbolo. Un falco, con degli occhi rossi. Un serpente arrotolato su un braccio ed altri. Secondo me valgono una fortuna. E se le rivendiamo possiamo farci un mucchio di soldi. E magari andarci in giro per il mondo. Tu stai scherzando, Tancredi, tu sei impazzito. Dimentichi cosa si dice su quelle casse. Quella grotta è stata sigillata proprio perché in quelle casse c'è qualcosa di malvagio. Enea, non crederei davvero a queste cose. Sono solo storie messe in giro. I nostri avi non potevano sapere cosa significasse avere un potere simile. Senti, ti dico solo di stare dalla mia parte e di non farne parola con nessuno. No, mi dispiace. Parlerò con gli altri e se necessario sposteremo quelle casse in un luogo ancora più introvabile. Spero che torni in te, amico. Vedo già il male prendere il sopravvento. Tu sei solo un perdente. Non sarai mai ricco e potente come me. Che ci fai qui? Ho già preso la mia decisione. Aspetta, Enea, ascolta, ti prego. Questa è l'occasione giusta. Potrei dare un futuro alla piccola Aurora. Basta, tu oramai sei offuscato. Non distingui più la realtà. Domani sentirò gli altri e stabiliremo il da farsi. Ora vattene. Tu sei solo un piccolo e miserabile. Avanti. Buongiorno, come ti senti? Ti ho portato dei vestiti puliti così puoi cambiarti. Grazie, sei davvero gentile ad ospitarmi. Appena sei pronto ti aspetto giù, così puoi mangiare qualcosa. Come posso sdebitarmi per la vostra ospitalità?
Non occorre. No, insisto. Trovatemi qualcosa da fare in cambio. D'accordo, intanto vestiti. Abbiamo visite, Nicodemo. Bentornato. Chi è il nostro ospite? Ieri sera si è presentato alla festa. Dice di essere un viandante e di essersi sperso nelle montagne e di essere giunto fin qui con il suo carro. L'ospitalità è la prima forma di educazione. Cosa ti preoccupa, dunque? C'è qualcosa in lui che non mi convince, Nicodemo. Qualcosa che non riesco a mettere a fuoco. I tuoi segreti sono ben custoditi. Non hai da temere. La cassa è ben nascosta. Tu solo sai. E sai che è necessario mantenere il segreto. Affinché il segreto non svanisca. Né per me, né per te. Vedi, Tancredi, la mia saggezza non è frutto solo dello studio e della conoscenza, ma anche dell'aver visto di cosa sono capaci gli uomini quando vengono messi di fronte a scelte difficili. Tu ne hai presa una 20 anni fa. Non rimpiangere la strada ora che inizia a farsi in salita. Io non rinnego le mie scelte, ma qualcosa di quell'uomo mi fa pensare che possa essere venuto per altri scopi. Ha qualcosa di familiare, ma non riesco a... Non starai pensando a lui? Non può essere, lo avrei riconosciuto. E poi è morto nell'incendio. Sei sicuro? Voglio dire, in realtà non abbiamo mai trovato il suo corpo, dando per scontato che fosse carbonizzato. Ma chi dice che... È lui. In qualche modo potrebbe essersi salvato. E se così torna per vendicarsi, ed è un problema. Stai calmo. Non correre a conclusioni. Accertatene prima. Ma con discrezione. E se lui cosa si fa? A tempo debito. Se è lui, troveremo una soluzione adeguata. Non è giusto che un ospite si trattenga tanto a lungo da incomodare il padrone di casa, disse Maometto. Bene, a questo punto so io cosa fare. Io vado. C'è qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare? No, non ti preoccupare. Bene, Nicodemo. La mia fiducia è posta in te. Gastone! Bentornata, milady. Come andate il viaggio? Benissimo, benissimo. E papà dov'è? Suo padre è nello studio. Come al solito. Mi prendi per cortesia la valigia? Certo, milady. Grazie. Vado da lui. Va bene. Salve, buongiorno. Ciao, come ti senti? Molto meglio, grazie. Il signor Antonio è stato davvero molto gentile ad ospitarmi. È un uomo gentile e onesto. Eh sì, sì.
E anzi, mi ha detto di chiedere a te per rimettere su un carretto, così potrò ripartire. Al momento non ne ho uno pronto. Però? Però? Però se mi dai una mano, ne uno un po' malconcio. Certo che ti do una mano, è chiaro. Anzi, te ne sarei davvero grato. Salve, come ti senti? Molto meglio, grazie. Ismaele è un bravo ragazzo e sicuramente potrà darti una mano. Sì, è proprio vero. Gli sto dando una mano per riparare un carretto, così potrò ripartire. Sentite, ho visto che ieri sera il signor Tancredi è stato molto gentile con me. E ho notato che qui in paese ha tutto sotto mano, insomma. È una persona influente. Tancredi non è così gentile come credi. I terreni qui intorno appartengono tutti a lui, alla sua famiglia, da sempre. Vengono coltivati e i denari divisi tra gli abitanti. E poi? C'è qualcosa di sinistro in questo luogo. Prima te ne andrai, è meglio per te sarà. Sinistro? In che senso? D'accordo, però non farne parola con nessuno. Più di 20 anni fa, Tancredi ci salvò da una grave minaccia. Riuscì a nascondere qualcosa di pericoloso per noi e per il borgo. C'è una leggenda che viene tramandata da secoli ormai. Nelle grotte si racconta che qui sotto ci fossero delle casse contenenti pericoli per noi. Furono sigillate, però un giorno un ragazzo che credevamo nostro amico le trovò e cercò di rivendere a qualcuno di importante, di potente. Per fortuna Tancredi lo rincorse e lo fermò. E poi che cosa accadde? Purtroppo nell'intento di fermarlo, Tancredi lo rincorse, appunto. E i due litigarono e scoppiò un incendio. Tancredi si salvò, ma quella sera insieme a quel ragazzo morirono anche la moglie e la bambina appena nata. Una tragedia. Come si chiamava quel ragazzo? Si chiamava Enea. Tancredi da allora fu definito un eroe. E grazie a lui se adesso riusciamo a vivere una vita tranquilla e agiata. Però, a dirtela tutta, non ci vedo nulla di buono in lui. Anzi, per me Nea non avrebbe potuto mai fare nulla di male. Ero piccolo, ma mio padre ha sempre creduto nella sua innocenza. Cos'hai? Tutto a posto? Sì, scusami. Sto bene. Ma quello che mi chiedo è perché mai nessuno ha provato a ribellarsi o a fare qualcosa? Credimi, preferisco attraversare l'inferno e incontrare il diavolo piuttosto. Scusate, il carretto non si costruisce da solo. D'accordo. Papà! Ecco il mio raggio di sole. Ma ancora mi chiami così? Sarai pure cresciuta. Per me rimani sempre la mia piccola Aurora. Comunque, raccontami del tuo viaggio, dimmi. Papà, l'India è magica. Dovresti visitarla anche tu. Ha un fascino straordinario, meraviglia. Si fanno dei bellissimi incontri. E soprattutto, ho finalmente potuto trovare e studiare l'Indian Coral. È un fiore straordinario con delle capacità straordinarie. Mi fa piacere vederti così presa dalla tua bella scoperta. Brava. Però purtroppo devo scappare. Ci vediamo più tardi. Così mi racconterai del tuo viaggio. Papà, ascolta, ho sentito dell'arrivo dello straniero. Sì, un viandante. Ha avuto dei problemi al ponte. Ora è a casa di Antonio e vedremo di aiutarlo. Beh, ma se posso aiutare anch'io? Cara Aurora, non ti preoccupare. Riposati e adesso ci Va pensa bene. Papà. Ciao papà. Ismaele! A che punto sei con il lavoro di Anselmo? Brando, non preoccuparti, sarà finito in tempo. Salve ragazzi. Salve. Ma buongiorno ragazzi. Disturbo forse? Cosa vuoi? Non essere scortese, in fondo sono salutato. Mi sbaglio? Ho da fare e vorrei continuare. Aspetta, prima ho visto che da te è arrivato lo straniero. Che cosa voleva?
Gli sto dando una mano per mettere a posto un carretto, così potrà ripartire. Ma a te cosa importa? Facciamo che te ne vai a pascolare. Pecorone. Ti spacco la faccia! Adesso basta. Timoteo, vai per la tua strada. Vado, vado. Ma fossi in te, stare bene attento. Non lo sopporto. Io lo... Lo vedi, lui ti istiga. Lascialo stare. Ma poi perché tanto interesse per lo straniero? Sai di chi è l'ombra? Di Tancredi. Credi ci sia qualcosa sotto? Dobbiamo scoprirne di più. Ismaele, sempre preso dal lavoro, eh? Bentornata. Se vuoi puoi accomodarti. Grazie. Com'è l'India? È magnifica, è misteriosa. Ci sono piante e alberi incredibili. Sono contento per te. Ho sentito dell'arrivo dello straniero, ma ancora non l'ho incontrato. Dimmi com'è, che ne pensi? È un brav'uomo, ha avuto un po' di sfortuna e io lo sto aiutando a rimettersi in piedi. Ho sentito dire qualcosa di lui da papà. Cosa? Beh, secondo lui fugge da qualcosa o da qualcuno. Non li convince la storia che ha raccontato. Quel carretto che finisce nella scarpata e poi arriva fin qui fortunatamente. Tu sai cosa penso su Tancredi. È un grande proprietario terriero. Un filantropo. Ma di certo non è uno stinco di santo. È di mio padre che stai parlando. È un uomo buono e aiuta tutti. Si è reso sempre disponibile, anche verso di te. Sai che non vede di buon occhio che io e te ci frequentiamo. Io penso che tu sia la persona più sensibile e dolce che abbia mai conosciuto. Ma a volte faccio davvero fatica a comprendere che ti passa dentro la testa. Aurora, tu pensi troppo con il cuore. Io? Dai, scusami Aurora, non volevo farti arrabbiare. Scusami. Senti, ora vado. Sono molto stanca. E ho tantissime cose a cui pensare. Signore, ho delle novità sullo straniero. Chiudi la porta.
Avanti, parla. Oggi lo seguivo. E ad un certo punto si è introdotto qui, in casa vostra. Cosa? È entrato qui e tu non sei intervenuto? Beh, ho pensato che prima era meglio che lo seguissi. E nel caso sarei intervenuto dopo. E dunque? È entrato nella vostra stanza segreta. Ha rovistato qua e là in cerca di qualcosa. Cosa facciamo? Me ne sbarazzo? Timoteo, a volte la forza bruta non è la soluzione migliore. E i cani da guardia sono avidi di cadaveri. Ho in mente un piano. Seguimi. Agostino, la cosa che più mi è mancata in India era la tua compagnia, guarda. Anche a me. Senti, ma da quando sono tornata c'è una strana aria in giro. Cosa vuoi dire? Ma nulla, dai. Un pensiero ad alta voce. Dai, continuiamo. Raccontami cosa è successo in India. Ma l'India è magica. Colori, ci sono fiori assurdi. Guarda un po' chi si vede. Polifemo e la sua pecorella. Venite. Caro amico mio, questa non me la tengo. Hai qualche problema? Portatelo. Vattene. Scusatemi se vi ho disturbata a quest'ora della sera, ma ho un fatto grave da comunicarvi. Di cosa si tratta? Che cosa accade? È scoppiato un incendio? Peggio, c'è stato un furto. E cosa è stato rubato? Il rubino custodito da Mene nello studio della prozia, che ha sempre protetto questa terra e ha recato fortuna a tutti Ma noi. Chi avrebbe mai potuto rubarlo? Chi avrebbe? Giusto. Ma purtroppo so chi è stato. È stato lo straniero. Che cosa? Tancredi, ma sono tutte falsità, lo sa bene. Non ne avrei avuto modo e motivo per farlo. Ti abbiamo accolto in questa terra, in questa città, come un figlio, come un fratello. Ti abbiamo vestito, ti abbiamo dato da mangiare e tu ci hai tradito. Quello che dice è molto grave. Per accusare devi esserne certo. Certo che lo sono. Timoteo, lui oggi l'ha visto entrare nel mio studio furtivamente e uscire velocemente. Mi ha avvisato. Sono corso sopra e nello studio il rubino non c'era. Controllate nelle tasche. Visto? Cosa vi dicevo? No, aspettate, non so come c'è finito lì. Non è stata colpa mia. Credetemi, amici, non sono un ladro, non è stata colpa mia. Silenzio. È evidente che sei tu il ladro. Prendetelo.
Mettetelo in cella e forse avviseremo le autorità. No, no, un momento, Tancredi, non sono stato io! Non sono stato io! Lasciatemi, non sono stato io! La situazione ti sta sfuggendo di mano. Ho invece pianificato tutto con la massima attenzione. Ora che ci siamo liberati di Enea e la gente crede che sia lui il colpevole, possiamo procedere con il piano. Ritieni saggio proseguire, Tancredi? Perché no? Il potere è mio e questa gentaglia non sa nemmeno cosa gli aspetta. Dico solo che aprire quella cassa... Beh, non sappiamo cosa ci sia dentro. Ti stai tirando indietro, vecchio saggio? Nella pergamena c'era scritto che quella cassa contiene una forza sovrumana, in grado di darti potere. Quella pergamena era insieme alla cassa e i nostri avi ci misero in guardia sulla troppa avidità. Sei davvero sicuro di quello che fai? Nicodemo, tu hai dalla tua la capacità e la conoscenza delle stelle, i pianeti e quello che ci circonda. Hai la conoscenza saggia solo dei grandi uomini. E te lo riconosco. Ma io ho solo tanta grande intelligenza e furbizia. Ho aspettato 20 anni per questo momento. E ti assicuro che non accetto di fermarmi proprio adesso. Quindi, decidi da che parte stare. Riconosco in te una grande intelligenza e voglia di potere che forse ti ha offuscato la mente. È vero, sono un vecchio saggio. Leggo il cielo, le stelle e so che cosa l'uomo può fare da solo con le proprie mani. Può creare grandi cose dal nulla, ma può anche distruggere tutto in men che non si dica. Tu non distingui più, Tancredi, il giusto dallo sbagliato. Per questo ti dico di fermarti, ora che sei in tempo. Hai ragione, lo riconosco. Forse sto esagerando. Cerca di capire che avresti commesso uno sbaglio. Ora però devi risolvere anche la questione di Enea. Giusto, Nicodemo. La questione Enea va risolta definitivamente. La questione Enea. Ma cosa hai fatto? La tua anima ormai è nera! Timoteo. Tu sai cosa fare. Occupati di lui.
Vecchio, cosa hai intenzione di fare? Beh, dovrà sapere la verità. Lei dovrà sapere che bastardo sei. Attento, vecchio, o finirai male. Beh, io non ti temo. Non sono come gli altri. E ti affronto. Vecchio, vuoi fare la stessa fine? Stai attento, altrimenti... Cosa? Beh, lei saprà tutta la verità. Fidati quanto è vero il Dio. Tornerò da dove mi manderai e avrò la mia vendetta. All'inferno. Ti rimando all'inferno. Bastardo! Versa. Ragazzi, il piano di Tancredi sta funzionando. Io sarò ricco e andrò su qualche bella isoletta. Il ragazzo è stato arrestato. Avete visto come sono stato bravo a fargli trovare l'area furtiva? Thank you.
Allora, vediamo questo straniero cosa ha da raccontarci. So che nascondi qualcosa. Qualcosa di familiare. Tancredi, pensavi tanto che il passato non tornasse a chiedere il conto? Ma certo. Sapevo di non sbagliarmi. Ma tu dovresti essere... morto? Probabilmente non era ancora la mia ora. Perché, Tancredi? Perché l'hai fatto? Eri come un fratello per me. E tu mi hai tolto il bene più prezioso. Ma sentiti. Sembri un libro di tragedie greche. O peggio. Tu sei un perdente. Non hai spina dorsale. Io ho trovato il modo per diventare qualcuno. Avere rispetto, essere temuto e al tempo stesso per tutti, ora sono un salvatore. E tu solo miserabile. Ho sempre creduto in te. Ho sempre pensato che non ci fosse alcuna differenza tra me e te. Ma mi sbagliavo. Tu sei solo un bastardo senza anima! Bene. Ora sappi che ti annienterò. Di te non resterà più nulla, se non il ricordo di un traditore che ha avuto quello che meritava. Una moglie morta tra le fiamme e una figlia che non sa nemmeno che tu esisti. Aurora è mia figlia! E un giorno saprà tutto, saprà tutta la verità! Saprà quale mostro l'ha cresciuta! E a chi crederanno? Anche se dicessi la verità. A te, uno straniero, ladro, furfante, in cerca di arraffare, o a me, filantropo, uomo di cultura, colui che ha reso questo posto migliore per sé e per tutti. Già, tu non lo vedrai. Addio. E questa volta restaci all'inferno. Tancredi, non te la caverai! Il male fatto lo riceverai indietro! Aurora, non dovresti essere qui. Devo. Perché? Te lo prometto, troveremo chi ci ha fatto questo. Thank you.
Mi dispiace per il povero Ismaele. Bastardo! Possibile che ci siamo sbagliati tutti su Teo. Dai, insomma, l'abbiamo visto in questi giorni, si è dato da fare. Io non credo sia stato lui. Mi fido più di questo Teo che di quel Tancredi. Sapete bene che non è un santo. È sempre stato ambizioso, ha sempre avuto qualcosa che a me non piace. E la morte di Ismaele? Perché è stato ucciso? Qualcuno parla di una rapina, di un balordo assassino. Ma dai, qui... un balordo assassino. Troppe coincidenze. Secondo me c'entrano quel Timoteo e Tancredi. Dobbiamo tirarlo fuori da lì e dobbiamo smascherare Tancredi. Un'evasione in pratica. Studiamo un piano. Posso esservi d'aiuto? Da quanto sei lì? Ho sentito tutto. Dai, vi darò una mano io. Quello straniero non ha commesso niente di male. Ismaele, poco prima che... beh, mi ha sussurrato che in questa storia è coinvolto mio padre e che devo fare molta attenzione. Molta. Ascolta. Vieni. Forse non sei emotivamente pronta. Sappiamo quanto contasse Ismaele per te e sicuramente vorresti trovare giustizia per lui. Ma sei sicura di voler sapere cosa c'è sotto? Sarebbe peggio non sapere, no? Beh, io ho sempre creduto nella libertà di idee e di parole. In fondo mio padre non c'è mai stato. Non l'ho mai visto. C'era sempre la tata. O le istitutrici. Beh, lui era sempre in giro a fare qualche affare. Per il bene del borgo. Come dice sempre lui. Ma se ha sbagliato, deve pagare. È giusto che sia così. Ne sei sicura? Certo. Va bene, intanto dobbiamo trovare il modo di entrare dove l'hanno portato e poi lo libereremo. Beh, io sono la figlia di Tancredi. Vi faccio entrare io. Di certo lui non può non farmi entrare. Vi allontano la guardia con una scusa. Poi voi entrerete e lo libererete. D'accordo. Allora, mentre Aurora distrae la guardia, noi entreremo e lo libereremo. Così penseranno che sia stato qualcuno da fuori. Porteremo Teo fuori dal borgo, al passo del becco, e gli indicheremo la strada, così potrà allontanarsi in fretta. Bene, allora prepariamoci. Thank you.
tu che fai qui? Ero venuta a salutarti, no? Ah, grazie. E poi, sai, cercavo sempre uno di quei soliti libri che ho da studiare. No, per la botanica. Bene, l'hai trovato? Sì, sì. Bene. Ho cercato, però poi alla fine non era quello che mi serviva. Bene. E tu invece? Vai al lavoro? Sì, ho da vedere delle cose per il borgo che mi danno un po' di preoccupazione. Come al solito. Vai. Buon lavoro, papà. Mi raccomando. Certo. Brando, ti devo parlare. Aurora, dimmi. Prendi questi documenti. Documenti? Leggili. Brando, conservali. Se mi dovesse accadere qualcosa, chiama le autorità. Al massimo scriverò una lettera al delegato di pubblica sicurezza. Fallo. Ma per favore, sta attento. Parlerò con Don Bartolo. Tu è l'unico di cui ci possiamo fidare. Ehi! Allora mi raccomando, attenetevi al piano. Ora voi salite e fate il giro da dietro, mentre io distraggo la guardia. Per favore! Agatha. Sì, d'accordo, tutto a posto. Andiamo, ragazzi. Voglio parlare col prigioniero. Ho ordini ben precisi, non può parlarci nessuno. Ma io sono la figlia di Tancredi. Sì, lo so, ma non mi crea ulteriore imbarazzo. Io non voglio crearle problemi. Ho bisogno di parlare solo con lui per pochi minuti. Non è possibile. Va bene, d'accordo. Andrò a dire a mio padre che lei non mi lascia passare. No, aspetti. Facciamo così. Eh? Il piano! Shhh! Il piano! Era più semplice così! Aurora, resta qui fuori e se arriva qualcuno, ci avvisi. E va bene, vi aspetto qui fuori, ma voi sbrigatevi. Stai tranquillo, ti liberiamo. Chi sei? Un amico, ma non sono solo. Ci siamo anch'io e Agatha. Siamo qui, siamo qui. Ragazzi, non rischiate, potreste finire come me. È tempo di smascherare quel furfante. Ora faremo un po' di rumore. Stai indietro. Ragazzi, Timoteo ha rapito Aurora. Presto, andiamo.
Lasciami stare! Lasciami! No! No! Signori, la questione Tancredi è fuori controllo. Dobbiamo agire al più presto. Giusto appunto, Tancredi. Oh! Adesso sono io il potere. Cosa pensavi di fare? Unirti a loro? Loro non sono delinquenti. E tu lo sai molto bene. Teo non c'entra proprio nulla. Perché ti sei accanito verso di lui? Sei così fragile, figlia mia. E non riesci proprio a vedere? Non chiamarmi figlia mia. Io non so più chi sei. Sono un uomo rispettabile. È solo grazie a me che questa gente merita un po' di rispetto. E sempre solo grazie a me possono vivere in modo dignitoso. Quale grande segreto nascondi? Dimmelo. Poco prima di morire, Ismaele mi ha detto qualcosa. È stato Timoteo. Vero? Perché? Oramai sono ad un passo dal conquistare quello che ho anelato per oltre 20 anni. E non posso certo permettere che tu rovini tutto. Ma che dici, papà? Non sono affatto tuo padre. Io ti ho solo cresciuto. Cosa? Com'è possibile? Anche tu facevi parte del mio piano. Mi spiace, sei figlia di Enea. Io ti ho evitato una brutta morte e ti ho dato un futuro. Ora te ne do un altro. Quello di marcire in un monastero lontano da qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao, Brando. Eccomi, ma perché mi hai andato a chiamare? Buonasera, padre. Grazie per essere venuto. Si tratta dei funerali di Ismaele. Lo so, è un momento veramente duro, lo capisco. Poi, la perdita di un così bravo ragazzo ha scosso questa piccola comunità. Non è per questo. Ti vedo preoccupato. Parla, dimmi, che cosa ti agita? Don Bartolo, la situazione è diventata davvero pericolosa. Ci sono troppi morti qui. Qualcuno si nasconde nell'ombra. Cosa dici, ragazzo? Chi è che è in pericolo? Padre, voi siete l'unica persona a cui posso affidare una cosa così preziosa. Tancredi trama qualcosa. E sono sicuro che ci sia lui sotto la morte di Ismaele. E non solo. Ma che cosa dici? Cosa insinui? Tancredi è la persona più onesta che io conosca. E solo il buon Dio sa quanto è vero quello che io sto dicendo. Ascoltatemi per un secondo. Ismaele, prima di morire tra le braccia di Aurora, ha sussurrato un nome. Timoteo. E sapete bene al soldo di chi è. Sì, è vero, però può darsi che agisca da solo. Non abbiamo le prove che operi per Tancredi. Padre, si fidi di me. Sapete quanto io sia misurato. E se vi dico ciò, è perché qualcosa di malvagio si muove nell'ombra. Si muove sotto i nostri piedi. Va bene, ragazzo, voglio darti ascolto. Allora, come posso esserti utile? In questa lettera c'è scritto tutto quello che sta accadendo. Nomi e non solo. C'è anche una prova. Un documento che attesta che Tancredi si incontri con un certo Altero Benigalli, il quale, dietro la facciata di uomo d'affari, si nasconde un uomo dedito all'esoterismo e alle arti divinatorie, e si è in contatto con la medium Eusapia Palladino di Napoli, la quale si è già in contatto con Tancredi e si siano visti ben 3 volte, e sembra che il tema principale sia stata la cassa che viene tramandata da generazioni ormai. Ma allora la questione è veramente seria? Capite che Tancredi ha perso il lume della ragione e farebbe di tutto per la sua sete di potere. È vero, hai ragione, va fermato. Ma come?
E qui solo voi potete esserci d'aiuto. Dovete portare questa lettera al delegato di pubblica sicurezza. Però fate attenzione, che non vi segua nessuno. Dovete essere molto prudente. Va bene, ragazzo, ci penso io, dammi a me. Padre, ecco qua. La vita di tutti è nelle vostre mani. Di Dio. Solo nelle mani di Dio, caro figliuolo. Ehi, ora devi dirci come stanno le cose. Noi tutti crediamo nella tua innocenza, ma... D'accordo. In fondo ve lo devo. Innanzitutto non mi chiamo Teo. Sono Enea. E in quella sera di 20 anni fa, le cose non andarono affatto così. Così come ve la raccontate Tancredi. Fu proprio lui a trovare quella grotta in cui era nascosta quella maledetta cassa. Fu lui a cercarmi per convincermi ad aprirla o venderla. E io sempre che mi rifiutai, sempre. Anzi, gli dissi che se continuava avrei spifferato tutto a tutti. E così, proprio quella sera di 20 anni fa, ecco che venne a casa mia per l'ennesima volta a cercare di convincermi ancora e ancora. E davanti al mio ennesimo rifiuto, ecco che mi aggredì. Ne nacque una lotta. Fece cadere una lampada a petrolio, divampò un incendio. Mi colpì in testa. E prima di svenire, le ultime cose che ricordo furono soltanto mia figlia Aurora, che veniva rapita da Tancredi, e Dorotea, mia moglie, che piangeva. Mi risvegliai soltanto dopo qualche giorno, su un carretto, sperduto non so dove. Sì, dei pastori mi avevano raccolto e curato, ma non ricordavo nulla, niente, niente di niente, di quella terribile sera. Soltanto molto dopo riuscii a ricordare e cominciai a meditare di tornare qui. Ma intanto, Tancredi. Ma che grande bastardo! A tutti, lui disse che eri stato tu a proporgli di vendere o riaprire le casse. E che l'incendio divampò da solo. Quando arrivò lui, non c'era nulla da fare. Poi partì per un viaggio e tornò dopo quasi un anno, portando quel fagottino. Ci fece credere che la mamma morì di parto e che lui decise di tornare per far crescere la piccola qui. Ma io, in effetti, stavo tornando veramente, soltanto che volevo tornare per smascherarlo. Ma mi si ruppe il carretto e... Deve finire l'era di Tancredi. Andrò in paese a parlare con i più anziani. Organizziamo una rivolta e andiamo a prenderlo nel suo palazzo dorato. E se facesse male ad Aurora? Non farà nulla ad Aurora. Non credo arrivi a tanto. Nel frattempo, troviamo il modo di liberarla. Ora, prepariamoci. Sapevo che in te c'era qualcosa di familiare. I tuoi occhi mi dicevano qualcosa. Il pensiero fisso di tutti questi lunghi anni è stato quello di tornare, ritrovare mia figlia Aurora. Ma non sapevo cosa fare. Agata, ti ricordi quando andavamo a giocare da piccoli nei campi di grano?
Io ti inseguivo e tu correvi. Vero, perché sapevo che eri tremendo. Enea, ascoltami. Ho sempre creduto in te, nella tua innocenza. E mai per un solo istante ho pensato che tu fossi un mostro. E non mi sono mai rassegnata al fatto che tu fossi morto. Ed ora rivederti, sapere che sei qui. La vita ci gioca brutti scherzi, sì. Ma ci cambia anche i piani. Ma riesce a darci anche delle seconde occasioni. Sappi che tu sei sempre stata in qualche modo nel mio cuore. Tu avevi una moglie bellissima. Dorotea ti ha amato. E insieme avete realizzato il tuo progetto più bello, Aurora. Sì, in effetti, Dorotea mi ha amato moltissimo. E io anche. Ho pensato a lei spesso. Ma sai che in fondo ti ho sempre amato. E questa seconda occasione non voglio assolutamente perderla. Anche io. E farò in modo che questa brutta storia finisca. Signore, dimmi. La situazione sta degenerando. Cosa facciamo con Aurora? Una volta aperta la cassa, falla portare al convento di clausura delle Clarisse. La gente è infuriata e si è riunita, vuole parlarvi. Non c'è problema. Prendi il fucile, io vado a vedere. Cosa succede? Perché mi cercate? È tempo di cambiamenti. E tu ora pagherai per tutto! Di cosa parlate? Raccontaci com'è andata veramente quella notte di 20 anni fa. Raccontaci di Aurora. Sapete bene come sono andate le cose. Quella notte ho salvato i vostri padri e voi. Loro mi devono rispetto. Perché mi hai liberato? Tu sei uguale alla tua mamma. Io sono tuo nonno. In breve tempo ho scoperto di aver vissuto una vita di menzogne. Io non so proprio più chi sono. Tu sei figlia di Dorotea ed Enea. Tancredi ha cercato di distruggere tutto quello che c'era di buono. Raccontami, ti prego. Vedi, più di 20 anni fa, tuo padre Enea e Tancredi erano molto amici, quasi fratelli. Ma poi qualcosa di oscuro e malvagio ha preso il cuore di Tancredi. Quella sera di tanti anni fa, tentò di convincere tuo padre Enea in qualcosa di malvagio, pericoloso. Tu avevi 10 giorni. Beh, lui tornò a casa di Enea la sera stessa, tentò di convincerlo nuovamente. E quando tuo padre, fermo nei suoi principi, rispose di nuovo no, Tancredi, pazzo di rabbia, lo aggredì. E nella colluttazione cadde una lampada e divampò un incendio. Poi di nuovo Tancredi lo colpì in testa. E mentre le fiamme divamparono e avvolgevano tutto, di rapida la culla. Fuggì, lasciando così Dorotea ed Enea nel fuoco.
Mi hanno raccontato tante volte questa storia, ma in modo diverso. Tancredi fece credere a tutti che Enea aveva piani malevoli. Dobbiamo assolutamente fermare Tancredi. Sì, andiamo. Enea era solo un vile traditore. Tancredi! Ma non ti vergogni di dire simili menzogne davanti a tutti! Tu sei solo un ladro tra quattro soldi. Io sono Enea! È stato lui ad appiccare il fuoco alla mia casa dopo avermi colpito. È stato lui a scoprire quella cassa che voleva aprire o peggio vendere. Io ho cercato soltanto di fermarlo. Ma davvero credete a lui? A lui che miracolosamente è sopravvissuto? Ma a chi credete? A me, che vi ho dato terra da lavorare e prosperità? O lui, risorto dalle ceneri, in cerca di quello che non ha avuto quella notte, probabilmente. Ah, Enea, il nostro mancato eroe. Non tu, avido e perfido. Consegnati! E paga per le tue angherie! Siete dei miserabili! Agatha! 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 Agatha, come si senti, Agatha? Tancredi, comincia a recitare le tue ultime preghiere, per te è finita! Ma smettila, pensavi di avere la meglio su di me. Cosa c'è? Sei andato a rincamo adesso? D'Artagnan è morto da un pezzo. Basta. Che cosa vuoi fare? Vuoi morire? Vuoi morire senza arma? Thank you.
che hai quell'arma in mano. Non ce la farai. Ho sempre immaginato come fosse la mia mamma. Quante ninne nanna mi avrebbe cantato. O come mi avrebbe consolata se fossi caduta. O come mi avrebbe legato i capelli. Invece lei era qui, a pochi passi da me. Lei ti amava. Ti chiamava piccolo angelo. Sarebbe fiera ora di vederti come sei diventata forte. Conosco un cuore dove puoi stare.
petali di girasole sulla ferocia dell'assenza. La solitudine non ha odore. Coraggio è un'antica danza. Tu segui i passi di questo aspettare. Tu segui il senso del tuo cercare. C'è solo un posto dove puoi tornare. C'è solo un cuore dove puoi tornare.